Riordino delle agenzie per la casa. Rimborso del debito residuo regionale. Mozione contro il nucleare. Diritto allo studio universitario. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 23 settembre, ha approvato la legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa, con 3 documenti collegati e, in materia finanziaria, l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale e il provvedimento che consente alla Giunta di rinegoziare il debito. L'Assemblea ha concluso la seduta con l'approvazione di una mozione per la denuclearizzazione del Piemonte. In primo piano. Il Consiglio regionale a maggioranza, nella seduta del 23 settembre, ha dato il via libera alla legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa. Collegati al provvedimento sono stati approvati 3 documenti di indirizzo che affrontano il tema dell'emergenza abitativa, impegnano la Giunta a costituire un fondo salva sfratti, a censire gli alloggi delle ATC e a varare nuove norme che prevedano anche misure di social housing e autorecupero delle abitazioni. L'Assemblea ha approvato la legge che autorizza la Giunta a ristrutturare il debito dei derivati emessi nel 2006 e a trattare con Cassa Depositi e Prestiti l'allungamento della restituzione del debito residuo del bilancio regionale per rendere meno pesante il complesso delle rate annuali da rimborsare. Via libera anche all'assestamento di bilancio del Consiglio, che prende atto di un forte avanzo di esercizio, pari a oltre 17 milioni di euro. Il Consiglio regionale chiede al Governo di individuare, in tempi brevi, un sito di stoccaggio unico nazionale per smaltire le scorie radioattive. Lo fa approvando a maggioranza, nella seduta del 23 settembre, una mozione, primo firmatario Marco Grimaldi Sell, sulla denuclearizzazione del Piemonte, dove sono presenti 3 siti nucleari a Bosco Marengo, Saluggia e Trino Vercellese. Respinto un documento presentato dal Movimento 5 Stelle che chiedeva informazioni capillari verso la cittadinanza sul tema. La Commissione Cultura, riunita in sede legislativa, ha approvato il 24 settembre, all'unanimità dei votanti e con emendamenti, la legge di modifica sul diritto allo studio universitario. Il provvedimento prevede la reintroduzione della rappresentanza degli Atenei piemontesi e degli studenti all'interno del Consiglio di Amministrazione delle DISU, ente per il diritto allo studio universitario.